Le imprese danno un contributo importante alla creazione di ricchezza e di posti di lavoro, componenti senza le quali la stessa coesione sociale è messa in discussione, ma è dal dialogo con le istituzioni che possono emergere le giuste soluzioni e le proposte per il cammino di crescita e lo sviluppo di un paese. Siamo, come è sotto gli occhi di tutti, in una fase molto delicata per il nostro paese. In questa fase serve uno sforzo da parte di tutti gli attori in campo, istituzioni, imprese, associazioni, società civile, per raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo che consentirebbero al nostro Paese di ritrovare quella fiducia di cui necessita, perché purtroppo in questi ultimi mesi viene meno la fiducia da parte dei cittadini verso l'Italia. Ma soprattutto per avere la forza per affrontare le sfide europee e globali di competitività, oltre che di sostenibilità ambientale ed economica. Come motore economico del Paese abbiamo quindi il dovere di tracciare il sentiero per uscire da questa incertezza. Il modello Lombardia viene riconosciuto da tutti come un esempio di collaborazione tra pubblico e privato in chiave competitiva. Il modello Lombardia, basato sulla competitività e l'ascolto, è l'esempio di come un sistema efficiente ed efficace può dare dei risultati importanti. Expo, il World Manufacturing Forum, il ballottaggio su EMA, i cluster tecnologici sono alcuni dei recenti successi raggiunti grazie a questa sinergia che oserei dire ormai naturale. È il frutto del lavoro fatto del sistema Lombardia. Nel settore dei trasporti però abbiamo ancora un notevole gap con le aree più competitive d'Europa. L'introduzione di un sistema di liberalizzazione nei servizi pubblici a rilevanza economica, nella fattispecie del trasporto pubblico locale, contribuirebbe a sprigionare quelle energie necessarie ad allineare la Lombardia agli standard europei in un comparto produttivo fondamentale della nostra regione. La concorrenza infatti è un meccanismo di incentivazione allo sviluppo di nuove progettualità, sia in ambito tecnologico che occupazionale che ambientale. Perché le aziende si mettono in gioco e si stimolano reciprocamente ad aprire nuove rotte produttive e mettere in pratica sogni e ambiziosi. Noi non abbiamo pregiudizi alla presenza dello Stato sul mercato. Non siamo vincolati da ideologie o visioni accademiche dell'economia. Per noi l'impresa è quel soggetto che crea lavoro, crea benessere diffuso e crea innovazione. Concorrenza per noi significa avere un sistema di liberalizzazioni che, tengo a sottolinearlo, non è sinonimo di privatizzazioni. La concorrenza infatti premia l'azienda che fornisce il servizio o il prodotto più adeguato alla domanda di mercato e in maniera efficiente, a prescindere dalla sua identità, che sia un'azienda pubblica o privata, non ha importanza. Questo è un sistema che premia qualità, efficienza, innovazione e sostenibilità, senza mai dimenticare che al centro di tutto c'è sempre la persona.